Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Sono passati 2 anni dal sisma del 2016 e nel popoloso quartiere di Colleatterrato a Teramo la ricostruzione non è mai iniziata. La denuncia arriva dalla neopresidente del comitato di quartiere Teramo Est che parla di 1200 sfollati e di tanti anziani che stanno morendo per la lontananza dalla propria abitazione. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. A 2 anni esatti dal sisma del 2016, l'intero quartiere di Colleatterrato a Teramo conta un sesto di popolazione in meno a causa dell'inagibilità di decine e decine di palazzi, 28 solo dell'ATER. 1200 sfollati, di cui 997 in autonoma sistemazione, 99 nuclei familiari in albergo e il disagio della lontananza da casa, soprattutto per gli anziani che in molti sono deceduti dal dolore dell'abbandono. A denunciare è la neopresidente del comitato del quartiere Teramo Est, Anna Di Ottavio, che propone tutta una serie di misure per far ripartire la ricostruzione a Colleatterrato, nemmeno iniziata dopo 2 anni. Cosa pensate di fare? Noi vogliamo lavorare in collaborazione con gli attori preposti alla ricostruzione, quindi parliamo di comune, parliamo di ufficio della ricostruzione, parliamo di ATER, qui è l'ATER a Colleatterrato soprattutto che ha il danno maggiore. E da questa collaborazione, espressa anche in termini di pungolo, noi vogliamo l'accelerazione della ricostruzione. Lei è stata eletta in questo comitato, intanto è una donna, quindi è già un grande risultato. Ecco, come sono avvenute queste elezioni? Noi abbiamo svolto assemblee nel periodo precedente, abbiamo cominciato durante l'estate, creando un gruppo promotore per la nascita del comitato. Ci siamo date delle regole finalizzate alla creazione di questo comitato che poi è stato votato dai cittadini. Noi cerchiamo di applicare, e ne siamo assolutamente convinti, i principi della democrazia partecipativa. Lei ha dato un dato un po' sconvolgente, ha detto che quando sono state sgomberate le famiglie, in molti sono morti. Beh, sì, ripeto, non voglio dare alcun valore statistico alla cosa, però data l'età media e per quella che è la mia esperienza personale, la mia palazzina ha 18 alloggi. In questi 18 alloggi, chiaramente sfollati, sono morte 3 persone. Nei successivi 3 mesi. Lasciare casa fa morire. Io non voglio arrivare a dire questo, di sicuro ti cambia la vita. Adesso una notizia di cronaca, due broker che operavano nel settore dell'energia elettrica a Pescara, un imprenditore individuale e l'altro titolare di una società collegata che gestiva un call center, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza come evasori totali. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno recuperato circa 500.000 euro sottratti al fisco. Le due imprese, gestite all'interno della stessa famiglia, omettevano gli obblighi contabili e dichiarativi e in questo modo nascondevano i guadagni derivanti dalle proprie attività. Partiranno rispettivamente ad aprile e a giugno e voltiamo pagina i due nuovi voli verso Palermo e Cagliari operati da Volotea dall'aeroporto d'Abruzzo. I dettagli li vediamo nel servizio. Salgono a 3 le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Pescara con il vettore Volotea. Oltre a Catania, che da maggio ad oggi ha registrato circa 10.000 passeggeri, si aggiungono Palermo e Cagliari. I voli avranno frequenza di 2 volte alla settimana, ogni lunedì e venerdì, e il volo per Palermo partirà da aprile, mentre quello per Cagliari partirà da giugno. Biglietti che sono già in vendita. Esattamente, i biglietti sono in vendita da oggi con tariffe a partire da 19 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse. Quindi siamo felici di poter annunciare questa crescita presso l'aeroporto di Pescara, dove quest'anno avevamo in vendita oltre 16.000 posti, l'anno prossimo avremo in vendita oltre 60.000 posti, quindi una grande crescita. L'obiettivo è di continuare a rimanere, di consolidare il nostro prodotto. Quest'anno siamo partiti con i voli pieni, con un tasso di riempimento del 95%. Ci auguriamo che anche le nuove destinazioni abbiano lo stesso successo. Enrico Paolini, presidente della SAGA, la società
società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, si dice soddisfatto della collaborazione con la compagnia Volotea, che sta potenziando lo scalo abruzzese, e parla del futuro dell'aeroporto. Lei prima, facendo una battuta, ha lanciato l'idea di New York, che poi non è un'idea nuova. La mia idea è che un passeggero abruzzese, o comunque che parte dall'aeroporto d'Abruzzo, magari venendo da Ascoli, da Foggia, possa mettere i bagagli su un aereo e poi magari anche con una sosta di mezz'ora a Bologna, a Parigi o a Londra, possa arrivare senza scendere i bagagli con un solo biglietto a New York, a Toronto o, perché no, in altri posti del mondo. Questo fa la reputazione di un aeroporto, non è soltanto un problema di numero di passeggeri. Entro Natale sarà pronto l'aeroporto? Sì, noi pensiamo di concludere, se non tutti i lavori, quasi tutti, per il 15 dicembre, e nel frattempo di aprire sicuramente la business lounge prima della fine di novembre, e probabilmente alcuni dei nuovi impegni commerciali dei box entro Natale. Presto nell'aeroporto d'Abruzzo ci sarà anche uno spazio informativo della regione. L'assessore D'Ignazio ci spiega il perché. Apriremo questo box proprio a metà tra le partenze e gli arrivi. Sarà centrale, sarà sia verso l'interno dell'aeroporto sia verso l'esterno, verso diciamo l'antistante, il parcheggio, da dare proprio l'immagine vera della nostra regione. Stiamo dando anche un'immagine nuova dell'aeroporto, è più bello, più elegante, si pone a breve, ci saranno anche una nuova sala che verrà inaugurata, insomma arrivare e vivere il nostro aeroporto. Ed ora andiamo a Giulianova con la notizia del commissario prefettizio che è stato scelto nella persona dell'ex prefetto di Teramo Eugenio Soldà, commissario che arriva dopo le dimissioni del sindaco Francesco Mastromauro, che sarà candidato alle prossime elezioni regionali. La nomina è stata ufficializzata dal prefetto di Teramo Graziella Patrizzi. Soldà, 67 anni, a dicembre, nel corso della sua carriera è stato prefetto anche a Frosinone, Vicenza e Padova, oltre ad essere stato vicario a Siena e Padova, nonché capo di gabinetto a Pisa e Pavia. È stato anche commissario prefettizio nei comuni di Pagani, in provincia di Salerno, e Pinarolo Po, in provincia di Pavia. Andiamo avanti. Dopo la tragedia sfiorata ieri a Pescara in via Avezzano, dove una donna è rimasta gravemente ferita all'anca perché un albero è caduto sulla sua autovettura, restano chiusi i parchi cittadini, dove Attiva e tecnici del comune stanno svolgendo controlli sulla sicurezza delle alberature. Aperti invece i cimiteri in vista della ricorrenza del 1° di novembre. Sentiamo l'intervista al vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli. Pescara, c'è stato vento forte, tragedia sfiorata anche a pochi passi da noi qui nella giornata di ieri. State facendo dei controlli sulle alberature e sui parchi? Sì, Pescara, come tante altre città italiane, ha subito queste forti raffiche di vento che hanno messo soprattutto in pericolo varie alberature della città. Fortunatamente noi avevamo già fatto un controllo preventivo che aveva suscitato anche tante polemiche, ma che ci ha dato ragione, perché in realtà gli alberi crollati sono stati veramente pochi a confronto di tante fotografie che vediamo in tante altre città d'Italia. Purtroppo in un caso, che è quello di via Avezzano, una signora è rimasta ferita ed è stata costretta a subire un'operazione. Nei prossimi giorni l'andremo a trovare, a lei va tutta la solidarietà, naturalmente il rammarico da parte dell'amministrazione comunale, che comunque già prima di questa ondata di maltempo aveva sottoposto a valutazione di staticità altri 1.075 alberi cittadini. Per quanto riguarda i cimiteri, sono aperti? Allora, i cimiteri, dopo una piccola verifica che Attiva ha portato avanti questa mattina, sono già regolarmente riaperti e sono pronti a ospitare la commemorazione dei defunti che ci sarà nei prossimi giorni. Invece i parchi sono oggetto di controllo nella giornata di oggi. Tutti ci dicono: ma sono parchi sicuri, gli alberi sono sicuri, però abbiamo un terreno veramente molto saturo di acqua. Dovete tenere conto che qualche giorno fa, in una sola giornata, in 24 ore, sono scesi a Pescara 155 mm d'acqua, cioè la quantità di pioggia che scende normalmente in questo periodo in città in oltre 2 mesi di tempo. Voltiamo pagina ed andiamo a vedere adesso il convegno che c'è stato nell'ambito della manifestazione Ecomob, che si è svolta a Pescara ed è stato dedicato allo stato dell'arte dei lavori nella Via Verde della Costa dei Trabocchi. La pista ciclopedonale lunga 42 km in fase di cantiere lungo la costa teatina. Sentiamo il servizio.
Un contratto di costa per concertare le azioni che si potranno progettare con la realizzazione della Via Verde. Il nuovo strumento riservato ai vari attori del territorio è stato presentato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara nel corso del convegno dedicato allo stato dell'arte dei lavori della pista ciclopedonale lunga 42 km in fase di cantiere lungo la costa dei Trabocchi. Ad introdurre il contratto di costa è il vicepresidente della Camera Lido Legnini. Poi c'è Camera di Commercio che in passato ha già insomma, come dire, messo su progetti e iniziative, oggi presenta uno studio chiamato Master Plan Costa dei Trabocchi, ma ci sono anche altre iniziative, ci sono bandi per incentivare ad esempio le strutture turistiche ad accogliere i cicloturisti, così come ci sono tutte delle azioni, ad esempio dei GAL che sono enti partecipati da Camera di Commercio, i FLAG che partiranno a breve e si occuperanno sia della microeconomia, come dire, agricola turistica, che anche della piccola pesca. Il punto sullo stato dei lavori in corso è stato fatto dal direttore dei lavori della Via Verde, l'architetto Francesco Faraone. Cose buone sicuramente per il fatto che è un'opera territoriale molto importante, partiamo da Ortona fino ad arrivare a Vasto, le quattro imprese lavorano con forza sul lavoro e sul cantiere, problemi ne abbiamo per diversi accessi delle proliferazioni delle canne infestanti. Fiducioso il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, sull'apertura nella prossima estate. Quindi siamo molto contenti, anche se il cronoprogramma è stato ritardato da alcune situazioni, la frana di vicino Ortona, alcune erosioni costiere, circa 3 o 4, e quindi tutto questo ovviamente in un cantiere così complesso non fa rispettare perfettamente i tempi, però non siamo sicuri che per l'estate prossima avremo la pista quasi completamente definita e apriremo, questo posso dirlo, ogni tratto che noi andremo a completare lo apriremo, lo metteremo a disposizione dei cittadini proprio affinché si possa usufruire il prima possibile di questa opera strategica e bellissima. Il sindaco di Penne, Mario Semproni, ha vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per diversi usi e sino alla revoca della stessa ordinanza nella frazione di San Pellegrino. Il provvedimento è stato emesso all'esito di analisi effettuate dall'ARTA e comunicate all'ASL di Pescara nella fontana pubblica della frazione Vestina, dove è stata riscontrata la non conformità dell'acqua destinata al consumo. Il sindaco ha anche ordinato all'ACA di programmare e mettere in campo le misure igienico-sanitarie necessarie al ripristino dei valori di legge. Inoltre il primo cittadino di Penne ha chiesto sempre all'ACA di estendere la verifica della conformità dell'acqua sulla condotta idrica che dal serbatoio ubicato in zona San Pellegrino si immette alle utenze private della frazione. Adesso invece ci occupiamo della donazione del sangue, perché l'Avis di Pescara ha avviato la campagna per la raccolta del sangue, sensibilizzando i cittadini sull'importanza della donazione. Paolo Renzetti. Di sangue c'è sempre più bisogno. L'Avis lancia una nuova campagna per la raccolta e la donazione del sangue. Presidente, cercate nuovi donatori ma anche nuovi volontari. Sì, sempre. Noi siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari e di nuovi donatori. Per quanto riguarda i donatori, il limite di età è dai 18 ai 65 anni. Per quanto riguarda invece i volontari, perché purtroppo essendo un'associazione, o comunque anche per fortuna, essendo un'associazione di volontariato, abbiamo sempre bisogno e ci basiamo sull'attività volontaria di giovani ragazzi che ci aiutano nella propaganda, perciò nel creare anche nuove attività, nel creare dei banchetti informativi, perché purtroppo c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da insegnare un po' a tutti sulla donazione del sangue. Ebbene, donare, vogliamo spiegare per chi volesse avvicinarsi all'Avis cosa deve fare e poi in cosa consiste la donazione e quali sono anche i vantaggi? Allora, inizialmente chi viene a donare effettua un insieme di esami di controllo, di routine, per vedere appunto uno screening iniziale per vedere se è idoneo alla donazione. Poi se è idoneo verrà ricontattato per venire a donare. Per quanto riguarda il far bene la donazione,
c'è un doppio utilizzo, perché chi dona fa bene sia agli altri ma fa bene anche a se stessi, perché noi li teniamo sempre sotto controllo tutti i nostri donatori, perciò è un modo anche per stare un po' tranquilli da un punto di vista anche di salute e medico. Chi ha tatuaggi o chi ha piercing può comunque donare, l'unico gap negativo è quello che nel momento in cui effettua il tatuaggio oppure il piercing ha un periodo di sospensione che è di 4 mesi. Dopo questi 4 mesi può comunque venire a donare tranquillamente. Voltiamo pagina. In occasione del centenario della vittoria scoperta questa mattina a Teramo, una targa in memoria dei 620.000 morti della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di un prezioso cimelio storico che riporta l'ultimo bollettino di guerra del generale Diaz, donato alla città dalla famiglia Esposito. Cerimonia commemorativa a Teramo al cospetto del prefetto Graziella Patrizi e delle autorità civili, militari e religiose per ricordare i 100 anni della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Una vittoria che fu pagata con il sacrificio di 620.000 morti e oltre 2 milioni di invalidi. Nel palazzo storico dell'ex Banco di Napoli in via Delfico è stata scoperta una targa con l'ultimo bollettino di guerra del generale Armando Diaz, che decretava la sconfitta dello straniero. Il prezioso cimelio storico apparteneva alla famiglia dell'architetto teramano Franco Esposito, che ha voluto farne dono alla città. La targa che scopriamo oggi è il ricordo di un anniversario molto importante, il bollettino di guerra firmato da Diaz alla fine della Prima Guerra Mondiale. È un reperto storico e artistico nello stesso tempo, perché questa targa, che è del 1930, quindi coeva di questo nostro fabbricato, è stata fatta in 3 unici esemplari, uno dei quali è in Parlamento, la Camera dei Deputati. L'altro in realtà non sappiamo adesso dov'è, ma uno che era di proprietà nostra e della nostra famiglia, abbiamo deciso di donarlo alla città come segno di affetto nei confronti di questa città, ma anche un po' come, se possibile, insegnamento per i giovani, per i molti giovani che passano in questo androne e che hanno modo di fare una riflessione, e che se oggi siamo qui tutti quanti e viviamo questo clima di libertà, di democrazia, eccetera, lo dobbiamo anche a queste persone che hanno sacrificato la vita 100 anni fa. Questa targa però non resterà qui per sempre. Non so, adesso io l'ho donata al condominio per poi donarla alla città in attesa che riprenda vita la sede ufficiale del comune, in questo momento appunto bloccata per i noti eventi. Speriamo tra 7-8 anni di poterla inserire nell'arcata, anche perché è un reperto, ripeto, oltre che storico anche artistico, quindi farebbe piacere che insomma tutta la città ne possa usufruire. Adesso una news che riguarda il maltempo. Dopo l'eccezionale ondata che ha colpito la regione nei giorni scorsi, il centro funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto anche delle previsioni delle prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti, ha provveduto ad emettere per le giornate di oggi e domani un'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Nello specifico, l'allerta emessa è relativa alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti e cadute di massi in considerazione delle piogge registrate e di quelle seppur deboli previste nelle prossime ore sui settori appenninici della regione. Si invitano dunque i sindaci a provvedere a mettere in atto tutte le misure dettate dai piani di emergenza e inoltre a vigilare sul territorio. Presentati i progetti di cooperazione internazionale e solidarietà dell'associazione Onlus dalla parte degli ultimi in Burundi. Alla presenza dei volontari di Dapadu che hanno operato in Africa al fianco dei più sfortunati. Impegnarsi in cooperazione internazionale significa entrare in contatto con una realtà dal punto di vista del disagio, della sofferenza, che non è possibile spiegare qui nel nostro paese. Però siccome molti dicono che bisogna aiutarli lì, poi aggiungono per non farli venire qui, io invece dico bisogna aiutarli lì e basta, noi dobbiamo cercare di essere conseguenti, perché non vorrei che in Italia si dice di aiutarli lì, però poi la realtà
invece è che diminuiscono i fondi destinati alla cooperazione internazionale, agli aiuti ai paesi poveri. Ecco, noi invece dobbiamo scommettere e investire su un mondo in cui la giustizia sia su scala planetaria. Non era prevista la chiesa, anche quella abbiamo fatto, l'ospedale, le acquedotte. Cioè, il Signore, diciamo, ha benedetto un po' il nostro lavoro, ma grazie soprattutto al loro apporto, la loro collaborazione è stata fondamentale, anche Pescara, tramite Gianni Melilla, Aldo Remasci, Don Giampiero, Don Giorgio. Questi sono anche compagni di scuola miei, tanti parroci, che sono stati di grande aiuto. Ci hanno aiutato la Regione Abruzzo con Giovanni Pace, grazie al Cardinale Tonini, che venne a perorare la nostra causa alla Regione Abruzzo e disse: non me ne vado, Don Enzo, finché non deliberano, perché io credo in Dio e gli altri bisogna verificarlo. Il 1° di novembre, il 2, in Piazza Martiri a Teramo si terrà la manifestazione Curiosando, legata al mercatino dell'antiquariato e del modernariato. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Teramo e sostenuta dal Consorzio dei Commercianti del Centro Storico. Il mercatino dell'antiquariato Curiosando arriva a Teramo il 1° e il 2 novembre. In Piazza Martiri della Libertà troverà spazio la manifestazione legata all'antiquariato, modernariato e vintage più diffusa del centro Italia. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Teramo in collaborazione con il Consorzio Commercianti Teramo Centro, mentre l'organizzazione è a cura della società Brandozzi, che opera nel settore delle mostre di antiquariato da oltre 20 anni. Abbiamo chiesto al mercatino più importante d'Italia, quello che era la qualità maggiore, di venire proprio a Teramo in una data che sarà unica per l'Abruzzo e che speriamo di poter replicare l'anno prossimo in più appuntamenti. Lo facciamo dando un'offerta di città diversa rispetto ai mercatini che ci hanno preceduto, perché chiediamo ai ristoratori, chiediamo ai commercianti di offrire a questi utenti che arriveranno da diverse regioni d'Italia un'offerta del territorio, cioè a livello enogastronomico cerchiamo di offrire ai turisti i nostri prodotti della tradizione, quindi facciamo marketing territoriale sotto questo aspetto. Ai commercianti chiediamo di rimanere aperti proprio per dare un'offerta, cioè dare un'idea di città aperta, pronta a rispondere a queste esigenze. Noi ci stiamo organizzando per rimanere aperti in maniera differenziata, chi tutto il giorno, chi il pomeriggio, in base un pochettino anche alle esigenze dei vari commercianti, però la cosa importante è che riusciamo finalmente a partecipare all'organizzazione di un evento di qualità, a saperlo per tempo, a poterlo pubblicizzare e quindi trovare degli stimoli per stare aperti in giornate di festa, che è una cosa abbastanza rara a Teramo. Ripartirà il centro storico? È da queste cose sicuramente che bisogna lavorare per far ripartire il centro storico, ci vuole pazienza, iniziamo intanto. Ed ora la pagina dello sport, partiamo dalla Biedal Pescara che è a caccia di riscatto questa sera allo stadio San Vito Gigi Marulla contro il Cosenza. I biancazzurri sono reduci dalla prima sconfitta in campionato sabato scorso contro il Cittadella e vogliono difendere il primato. Tutti a disposizione dell'allenatore Pillon, ad eccezione di Capone e Scalera. In particolare è recuperato Ugo Campagnaro, che sarà regolarmente al centro della difesa al fianco di Gravillon, così come dovrebbe farcela il capitano Gaston Brugman. Oltre al ritorno di Campagnaro, il tecnico di Preganziol pensa anche a qualche altra novità. Rifiaterà Del Grosso, apparso affaticato nell'ultimo match. Al suo posto ci sarà Ciofani, con Balzano dirottato sulla sinistra. In avanti Monachello lascerà spazio ad Antonucci, Mancuso tornerà ad agire da centravanti, Marras invece sarà l'esterno alto a destra. In mediana scalpita Melegoni, anche se Pillon dovrebbe confermare il trio titolare con Memushai, Brugman e Macin. Nel Cosenza sarà assente l'ex Teramo Dorazio, mentre è recuperato Di Piazza. Il tecnico Piero Braglia pensa di confermare il 4-3-1-2 in porta. Cerofolini potrebbe scalzare Saracco, linea di difesa con Corsi, Idda e Darmacu e Legittimo. A centrocampo Brucini, Palmiero e Mungo. Garritano a ridosso
Passo delle Punte, Tutino e l'ex Maniero. Direzione di gara affidata a Guccini di Albano Laziale, fischio d'inizio alle ore 21. Come sempre TV6 seguirà la partita del Pescara con la trasmissione diretta stadio condotta da Andrea Costantini, con i suoi ospiti in studio e chiaramente da Cosenza in diretta Paolo Renzetti per il commento della partita e per le interviste nel dopo gara. E ora invece ci occupiamo di Serie C e di Teramo, entrambi a segno contro il Ravenna. L'attaccante del Diavolo Riccardo Barbuti e il centrocampista Mirko Spighi analizzano il momento positivo della loro squadra. Sentiamoli. Mi sono un po' isolato con me stesso, ho cercato di star sereno, comunque siamo punte, quindi il nostro mestiere è anche quello in un momento del genere, sentirsi la responsabilità della squadra e della partita in quel momento, ed è giusto che uno le affronti con la massima serenità. È bello perché veniamo da 2 anni di sofferenza, dove davamo sempre il massimo ma per un motivo o per l'altro non riuscivamo a dare continuità. Ora ci stiamo riuscendo, siamo contentissimi di questo e andiamo ad altre vittorie. Con la mia esperienza ti posso dire che è sempre meglio tenere i piedi per terra, perché siamo un gruppo giovane, quindi non dobbiamo mentalmente mollare e dire adesso, non dobbiamo sentirci forti. Siamo una squadra comunque forte, con buoni margini di miglioramento, ma dobbiamo rimanere concentrati ed essere operai ogni partita e dare il massimo. E le vittorie vengono, come stiamo facendo adesso. E io comunque per il Teramo Calcio, quando sono arrivato anche 2 anni fa, mi sono sentito subito comunque abbastanza importante. E voglio ripagare comunque questa importanza che mi dà la società, e quindi quando entro in campo sento il dovere di lottare su ogni singolo pallone. E penso che comunque un giocatore, quando lotti, le cose buone arrivino sempre, prima o poi. Certo, è un'emozione importante, noi siamo contenti, come ho detto già in precedenza. Questo non deve cambiare niente all'interno dello spogliatoio, anzi, dobbiamo lavorare come facciamo sempre e secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti. Sì, forse è quello che ci mancava, perché prima magari creavamo qualcosa in più e non riuscivamo a fare gol. Oggi è stata una partita un po' particolare perché loro erano molto bravi a tenere questa palla in avanti e noi secondo me siamo riusciti a fargli male al momento giusto della partita. Sì, diciamo che non è che in carriera ho fatto tanti gol, però sono riuscito a credere in una palla, diciamo, vagante, messa bene sicuramente da De Grazia, però ci ho creduto con tutta la determinazione che avevo in corpo, perché sicuramente non sto al 100% e quindi non riesco a buttarmi negli spazi come vorrei. Però credo che con pazienza e voglia di allenarsi durante la settimana arriveranno più inserimenti, magari sperando anche qualche gol. Beh, mi sono emozionato perché diciamo che questa gente merita un po' queste emozioni, perché lo sappiamo tutti che è 2 anni di questa parte che purtroppo i risultati non vengono. Poi io sono venuto in un periodo delicato della stagione e non sono riuscito a dare quello che volevo, quindi dentro di me, diciamo, soffrivo un po'. Adesso che un pochino stanno arrivando i risultati, qualche prestazione personale importante, penso che sia proprio bello questa cosa, questa sensazione. Scendiamo in Serie C adesso, scusate, in Serie D adesso. Domenica scorsa Isernia, Fabio Montani ha incassato la prima sconfitta da allenatore della Vastese. La squadra ha mancato diverse opportunità ed ha pagato soprattutto un brutto avvio di partita. Ascoltiamo il tecnico nell'intervista. Mister Montani, una Vastese che crea molto sul terreno di gioco dell'Isernia ma non riesce a finalizzare, questo immagino lasci tanto rammarico. Sono d'accordo, mi spiace molto per i ragazzi perché hanno dato tutto, hanno sofferto, abbiamo pagato le 3 partite con 1 settimana, ma nonostante tutto, come stava dicendo lei, hanno creato diverse palle gol e purtroppo il calcio è così, fatto gli episodi, non ci è voluto entrare e quindi ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo a domenica prossima. Avete pagato la rabbia magari con cui l'Isernia è scesa in campo, veniva da 2 sconfitte, una immeritata, avete magari ne avete fatto le spese?
Guarda, abbiamo pagato l'inizio dell'Isernia perché ha iniziato a testa bassa e noi non ci siamo fatti trovare pronti nei primi 15 minuti. Abbiamo preso lo schiaffo, cioè il gol, e da lì ci siamo ripresi e siamo entrati in partita. Questo secondo me è stato il fatto che abbiamo speso molto a livello psicologico in queste tre partite, perché voi come ben sapete c'è stato un avvicendamento, quindi l'ambiente non è sereno e siamo arrivati qui con tanta difficoltà in questa partita, e purtroppo l'abbiamo pagata cara anche a livello psicologico, perché le risorse mentali, l'energia mentale veramente ne abbiamo spesa tante. Nei primi 15 minuti abbiamo peccato. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con diretta stadio per vedere insieme la partita fra Cosenza e Pescara. Andrea Costantini dallo studio e Paolo Renzetti in diretta da Cosenza. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.